Buongiorno a tutti. La persona che distrugge non può guarire. Ricordatevelo sempre, la persona che distrugge non può guarire. Quel partner che vi ha distrutto, quindi, non può tornare a ricomporvi. Non commettete questo errore. Non pensate che quella persona vi aiuterà ad aggiustare le cose, a risollevarvi, a eliminare il dolore. Non ricascarci. Se il vostro partner vi ha ferito, umiliato, maltrattato a livello psicologico ed emotivo e fisico, non tornate indietro per paura di rimanere da soli, per paura di non riuscire ad andare avanti senza quella persona al vostro fianco. Se non si lavora sulle relazioni disfunzionali nel modo giusto, non smettono di esserlo da un giorno all'altro per miracolo. Il tempo passa e i conflitti si ripetono. Tutto ciò da cui fuggiamo senza averlo prima elaborato e risolto è condannato a ripetersi. Freud teorizzò tale fatto nel 1920 nel suo libro Al di là del principio di piacere, definendolo come la compulsione alla ripetizione. Ciò significa che le persone tendono a ricadere sulla stessa pietra. Il fatto è che la pietra sulla quale cadiamo ha un nome di persona, vuol dire che tendiamo a relazionarci sempre nello stesso modo, a generare dipendenza emotiva e cercare l'amore in un determinato modo, attirando sempre la stessa tipologia di persone. Significa che spesso dobbiamo affrontare sempre gli stessi problemi, nonostante viviamo diverse fasi vitali. Ma perché succede? Perché tutto ciò da cui scappiamo è condannato a ripetersi se non rivediamo le nostre decisioni o il nostro modo di relazionarci. Ricadiamo sempre negli stessi errori. Quando dentro andiamo in mille pezzi, provando un immenso dolore, allontaniamo la stabilità, il benessere che era dato dallo stare vicino a quella persona. L'incertezza genera la certezza. Tutto il tempo passato è stato meglio stando assieme, facendo sì che queste relazioni di dipendenza emotiva si costruiscono su uno stile di attaccamento disfunzionale, ma possiamo cambiarlo grazie alla rielaborazione data dalla nostra esperienza, dalle nostre riflessioni. La cura delle nostre ferite emotive deve tener conto di noi stessi. Ricostruirsi è un lavoro personale. Nessuno ha il potere né la responsabilità di farlo al nostro posto. Tutti i processi di cambiamento portano con sé dolore e sforzi. Allontanarci dal dolore, assenze ingiustificate, egoismo, ci aiuterà a iniziare una nuova fase, a gettare le basi per la nostra autostima e a crescere emotivamente. Lasciare, allontanarci da vincoli che ci hanno feriti, significa liberarci, crescere e creare una nuova vita. Coprire di terra il dolore non è garanzia di prosperità in una relazione. Bisogna avere il coraggio di mettere fine ad una storia disfunzionale per costruire se stessi e l'armonia con il proprio mondo interiore. Perciò chi ti ha distrutto non ti può aiutare. Chi ti ha distrutto tenderà continuamente a distruggerci. Scappiamo, riprendiamoci in mano. Non possiamo mettere la polvere sotto il tappeto pensando che tutto si risolva. Dobbiamo lavorare su noi stessi affinché, come dice Freud, tutto non ritorni e tutto non si ripeta. Se avete bisogno di aiuto con l'ipnosi affinché possiamo assieme affrontare con il mio aiuto il vostro ritrovare il vostro equilibrio, il vostro benessere, il vostro cammino, contattatemi. Vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.